Nel lungo percorso che abbiamo iniziato insieme a novembre raccontando l'emergenza Covid, questo è forse il periodo più delicato e difficile. Da un lato vorremmo ascoltare solo buone notizie, che di quelle cattive non ne possiamo più perché sentiamo che ormai il traguardo è a portata di mano e non vediamo l'ora di raggiungerlo. Dall'altro non possiamo però nascondere quelle cattive che sembrano l'ultimo dolorosissimo prezzo da pagare e che fanno ancora più rabbia perché i morti di queste ultime settimane, di questi ultimi giorni sono forse quelli che potevano essere evitati se ci fossero stati più vaccini o se le somministrazioni fossero state organizzate in maniera più rapida. Sono altri quattro i morti oggi all'ospedale Perrino, tre dei quali ancora in rianimazione, tutti molto giovani, tra i 55 e i 65 anni. Sono 13 le persone decedute in terapia intensiva nelle ultime 2 settimane, un reparto decimato dal Covid e i ricoveri ancora non calano in maniera tangibile. Tra ieri e oggi 4 decessi all'ospedale Perrino, una donna di 55 anni, un uomo di 58 e uno di 65 anni sono morti in rianimazione. Una donna di 80 anni è morta in malattie infettive. 132 complessivamente i ricoveri, 77 dei quali al Perrino, 17 in malattie infettive, 23 in pneumologia, 29 in medicina interna, 8 in rianimazione, 55 nell'ospedale di Ostuni, 31 in medicina interna, 24 in pneumologia, 55 i post-Covid, 15 a Mesagne, 11 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino, 19 a San Pietro Vernotico. Parlavamo di buone notizie all'inizio di questa puntata e dobbiamo dire che ce ne sono due importantissime nel percorso verso il nostro obiettivo primario, che è passare in zona arancione dal 30 aprile, perché proprio questa sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza con cui rinnova la zona rossa per la Puglia e la Valle d'Aosta sino alla fine del mese. Prima di tutto la situazione degli ospedali pugliesi. Il report di Agenas questa sera indica finalmente il primo calo sensibile nelle terapie intensive, che passano in un sol giorno dal 49 al 44%, ben 5 punti in meno rispetto a domenica. Capiremo domani se si tratta di una vera inversione di tendenza. Quello dell'occupazione delle terapie intensive è un dato fondamentale per la cabina di regia, che influisce sulla colorazione delle regioni. Resta inchiodata al 50% per il momento la situazione dei ricoveri nelle aree mediche. La seconda buona notizia, importantissima per ottenere subito almeno il passaggio in zona arancione, è che per il terzo giorno consecutivo l'incidenza del Covid su 100.000 abitanti in Puglia resta sotto quota 250, che è quella della zona rossa. Oggi è 240, 5 punti in meno di ieri. Diamo allora un'occhiata all'incidenza per province, che è quella che determina il risultato regionale. Taranto è sempre al primo posto in Italia con 318 casi ogni 100.000 residenti, con un lieve calo. Piccoli segnali di miglioramento anche a Bari con 282. Foggia scende a 250 e sta per uscire dall'area a rischio. Batten è già fuori a 232. Lontanissima la provincia di Brindisi, che da 4 giorni viaggia 60 punti sotto la soglia pericolosa. 49 i nuovi casi positivi secondo il bollettino di oggi, che come ogni lunedì è però riferito a un numero dimezzato di tamponi. L'indice di positività in Puglia però cala notevolmente, 9,5% rispetto al 12,5% di ieri. 6.130 test effettuati, di cui 584 sono risultati positivi, ossia il 9,5%. 46 i decessi registrati nella regione, 3 dei quali a Brindisi. La situazione per provincia: 49 nuovi casi a Brindisi, 77 a Lecce, 23 a Taranto, 278 a Bari, 131 a Foggia, 28 BAT. Abbiamo parlato all'inizio di quanto sia devastante ogni giorno di ritardo nella vaccinazione. Ebbene, la campagna vaccinale in Puglia rischia una brusca frenata perché mancano le dosi. Secondo i calcoli della regione, nei magazzini attualmente ci sono circa 20.000 sieri complessivamente. Prima di mercoledì non ci saranno nuove consegne. In Puglia potremmo vaccinare tutta la popolazione in un mese e mezzo, ma non abbiamo proiettili e quindi centelliniamo i caricatori, ha detto oggi il governatore Michele Emiliano. Lo stesso presidente della regione ieri ha scritto al commissario Figliuolo chiedendo di anticipare la distribuzione delle dosi per non essere costretti a bloccare le somministrazioni. Purtroppo i vaccini arrivano ai medici di medicina generale con il contagocce e nelle ASL anche le scorte per le seconde dosi sono quasi esaurite. Se continua così, la campagna di vaccinazione ad opera della medicina generale si dovrà fermare e il timing per la protezione della popolazione più anziana e fragile subirà vistosi e pericolosi rallentamenti.